Buonasera a tutti e di nuovo benvenuti al nostro ormai consueto appuntamento con la salute. Ringrazio come sempre il giornale di Vicenza e il direttore Ancetti per la collaborazione. Quello di oggi è un appuntamento che ci è particolarmente caro. Parleremo infatti di un tema complesso, puntando l'attenzione specificamente sulla parte più giovane della nostra società, per la quale il problema ha raggiunto in Italia proporzioni di una vera e propria epidemia, purtroppo. Si tratta dell'obesità, che è una delle maggiori cause di rischio per la salute del mondo occidentale e alla quale purtroppo non siamo ancora riusciti a trovare una reale soluzione, o meglio, forse dovrei dire una cura. Vorrei darvi solo qualche numero per farci un quadro di quello di cui stiamo parlando. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prevalenza dell'obesità è più che raddoppiata dal 1980 ad oggi. 1,4 miliardi di adulti, circa il 35% della popolazione mondiale, ha problemi di eccesso di peso e tra loro 0,5 miliardo è obeso. La stima dei costi è di arrivare nel 2025 a 760 miliardi di dollari di costi globali legati a questo problema della salute. E se andiamo nello specifico a guardare i bambini e i ragazzi, l'Italia è tra i paesi europei con i valori maggiori di eccesso ponderale in età scolare. Circa un bambino su 10 è obeso e uno su 5 è sovrappeso. Poi la professoressa ci dirà se queste statistiche sono più o meno corrette. Pochi dati comunque che ci danno subito una fotografia della gravità della situazione. Ne parliamo questa sera con la professoressa Laura Dalla Ragione, grazie per essere qui, Laura. Grazie a voi di avermi invitato. Grazie, è un piacere. La professoressa è psichiatra, psicoterapeuta e direttrice dei servizi per i disturbi del comportamento alimentare della USL1 dell'Umbria, è docente al campo biomedico di Roma, è presidente della Società Italiana Riabilitazione Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso. Quindi, studia questo fenomeno in tanti luoghi e in tanti consessi diversi. Lei è autrice, aspettate, quello qui, ecco, insieme a Simone Pampanelli e ad altri esperti, del libro Cuori Invisibili. Vediamo, voglio farvelo vedere, che dà proprio il titolo al nostro incontro di oggi e che è un manuale veramente ricco di contenuti, di informazioni, di spunti di riflessione. Con la professoressa Dalla Ragione parleremo quindi di obesità e di disturbo da alimentazione incontrollata in età evolutiva. Come sempre vi invito a inviare le vostre domande, alcune sono già arrivate, potete mandare il messaggio al numero che comparirà in sovraimpressione durante tutto l'incontro o scriverle anche nella chat della diretta Facebook della Fondazione. Professoressa Dalla Ragione, lascio a lei la parola e ancora. Grazie dell'invito. Io partecipo sempre con grande piacere a questo tipo di incontri perché mi permettono di parlare fuori dai nostri studi medici, dai nostri spazi sanitari e quindi di fare quella che poi alla fine diventa una forma vera di prevenzione, no? Di parlare a tutti. Abbiamo scelto questo tema a partire dal libro che è uscito quest'anno, che è il tema dell'obesità infantile e del disturbo d'alimentazione incontrollata. Ora vi spiegherò qual è la differenza. Intanto diamo dei numeri importanti perché effettivamente l'Italia purtroppo era tra i paesi, ma ora è il paese con maggior numero di bambini e preadolescenti affetti da obesità e sovrappeso. Abbiamo superato la Grecia, la Spagna e quindi abbiamo i bambini più grassi d'Europa. Alcune regioni, l'ultima rilevazione del Ministero che si chiama Occhio alla Salute, ci fa vedere, diciamo, in modo trasversale la situazione di tutte le regioni. Allora, ci sono regioni, particolarmente la Puglia, la Calabria, la Basilicata, dove il 35% dei bambini e dei preadolescenti ha un problema di sovrappeso, obesità. Quindi un bambino su quattro, che è un numero altissimo, ma soprattutto è sorprendente pensare che l'Italia, che era in particolare le regioni che ho citato, no? Erano le regioni dove
c'era uno stile di vita e uno stile di vita alimentare, la cosiddetta dieta mediterranea, prodotti salutari, e quindi è abbastanza sorprendente che in pochissimi anni noi abbiamo cambiato veramente tutto. E quindi siamo in questo momento, in Italia ci sono appunto tantissimi bambini preadolescenti che hanno questo problema, che poi contiene, diciamo, come delle matriosche, problemi su problemi, perché un'obesità infantile scatena tutta un'altra serie di problematiche, sia cliniche importanti che psicologiche e sociali. Ma abbiamo contemporaneamente anche l'altra grande epidemia, che adesso vi dirò non è così diciamo alternativa all'aumento dell'obesità, che è quella dei disturbi del comportamento alimentare. Insomma, il cibo è diventato un nemico, un amico nemico per moltissimi bambini e preadolescenti in Italia. Poi il disturbo si può sviluppare in diversi modi, l'atteggiamento verso il cibo si può sviluppare in diversi modi, per cui può diventare una restrizione importante, una perdita di una completa rinuncia al cibo, oppure un abuso di cibo. Quindi il cibo ha perso in ogni caso quello che era, questo per tutti noi, no? Poi dirò qualcosa di più preciso su questo, cioè ha perso per ognuno di noi il senso di essere semplicemente un qualcosa che ci tiene in vita, no? Ma il cibo è diventato moltissime altre cose, no? È diventato fondamentalmente una sorta di automedicazione, no? Il cibo serve a farci sentire meglio, serve a farci rilassare, serve a moltissime cose che in passato invece non aveva questo significato. Quindi già è cambiato moltissimo questo, no? Con tutta una serie anche di sfaccettature, per cui noi siamo tutti mediamente ossessionati dal cibo, no? E in particolare poi durante l'ultimo anno, nelle restrizioni, il lockdown, no? C'è stata questa grande attenzione all'alimentazione, al cibo, siamo stati sommersi, insomma, da questo interesse, perché poi eravamo tutti chiusi nelle case, in particolare i bambini, anche lì, e gli adolescenti, e quindi questo tema è diventato dominante. Un antropologo italiano che io amo molto dice: siamo ciò che non mangiamo, no? Perché in passato c'era stato un filosofo che diceva: siamo ciò che mangiamo. Ecco, oggi questo antropologo dice, che poi è Marino Niola, un amico molto bravo, e dice: siamo ciò che non mangiamo, perché in realtà siamo tutti ossessionati da quello che non dobbiamo mangiare. Se voi ci fate caso, quando ci sediamo a tavola con gli amici in una situazione conviviale, la prima cosa che diciamo non è di che partito siamo, per quale squadra tifiamo, che cosa abbiamo fatto il giorno prima, ma diciamo subito che cosa non mangiamo. Ah, io non mangio il glutine, non mangio la carne rossa, non mangio gli zuccheri semplici, cioè c'è subito una grande affermazione di identità che passa attraverso il cibo. Allora questo spiega perché tutti questi disturbi oggi riguardano moltissimo il tema del cibo, perché il cibo è diventato qualcosa di più di quello che era 20-30 anni fa, quando era l'elemento di sopravvivenza, l'elemento conservativo, no? Per ognuno di noi. Quindi è diventato invece un territorio dove si esprime l'identità, dove si esprime il disagio, dove si esprime il malessere, dove si esprimono moltissime emozioni, moltissime più di prima, e questo in particolare per alcune fasce, no? Che sono quelle, ripeto, dei bambini, dei preadolescenti e degli adolescenti. Quindi i due fenomeni, che sono quelli dell'aumento dei disturbi alimentari in generale, tenete conto che l'ultimo osservatorio del Ministero, che tra l'altro ho diretto e che si chiude in questi giorni, ci fa vedere che ci sono in Italia 3 milioni di persone molto giovani ammalati di questi disturbi, e quindi diciamo il 30% di questi disturbi riguarda bambini e preadolescenti sotto i 14 anni, quindi la sofferenza di questa fascia di età è molto molto elevata. Quindi intanto diciamo che l'obesità è un problema, noi diciamo una sorta di globesity, no? Un'epidemia, l'abbiamo denominata la globesity in generale, per la diffusione enorme che ha,
che riguarda sicuramente quello che normalmente viene chiamato un ambiente obesogeno, no? L'ambiente obesogeno sarebbe tutto il contesto che favorisce la vita sedentaria, lo stile di vita, l'aumento dei cibi estremamente processati, cioè dei cibi non naturali. Questo è uno degli elementi grandissimi anche nell'alimentazione infantile. Quindi sicuramente degli aspetti obesogeni di contesto. E poi c'è la famiglia, perché certamente, io dico spesso, gli influencer, come si dice adesso, maggiori per quello che riguarda l'alimentazione e gli stili di vita sono proprio i genitori. Cioè i bambini, gli adolescenti guardano quello che mangiano i genitori, quello che preparano i genitori, quello che fanno i genitori. Quindi lo stile di vita, ma anche lo stile alimentare è molto molto influenzato, perlomeno fino alla preadolescenza, poi dopo le cose cambiano. Ma sicuramente in quella fascia di età dei piccolissimi, gli influencer, uso questa parola, sono i genitori. E allora lì è molto importante che i genitori capiscano il significato che ha l'alimentazione, l'importanza di preparare il cibo insieme, di mangiare insieme. Oggi tenete conto che moltissimi bambini, anche di 7-8 anni, mangiano a pranzo da soli. E questo è un elemento legato alla necessità, legato sicuramente ai nostri stili di vita, ma certamente non positivo per quel bambino, no? Perché non è, un bambino non è autonomo veramente a 7-8 anni, non ha una discrezionalità. Quindi questo è un esempio. Il libro precedente a questo che io ho scritto si chiama Le mani in pasta, che è un libro sui disturbi alimentari dei bambini molto piccoli. E le mani in pasta perché noi facciamo dei laboratori che facciamo anche per i bambini affetti da obesità con i loro genitori, cioè li facciamo cucinare insieme, li facciamo preparare il cibo insieme, li facciamo preparare biscotti, pizza, eccetera. Quindi la terapia è cucinare insieme. E vi dico un particolare, cioè davanti alla porta, perché tutto questo laboratorio dura circa un'ora e mezzo, c'è un cesto dove i genitori devono mettere il cellulare. E quindi non possono tenere il cellulare per un'ora e mezzo. E vi posso garantire che i bambini sono felicissimi che i genitori non abbiano il cellulare per un'ora e mezzo, perché anche questo è un elemento di forte disattenzione, no? Legato, ripeto, alla vita di tutti noi. Quindi teniamo conto che tutti questi aspetti spiegano, diventano dei fattori di rischio. Dei fattori di rischio, ovviamente l'obesità ha anche una forte base genetica, no? Lo sappiamo, sicuramente c'è una componente genetica che insieme a delle componenti di rischio ambientali determina però l'ingresso o meno all'interno di questo disturbo. Teniamo conto che l'obesità infantile è un fattore certo predittivo per l'obesità adulta. Questo è un altro punto importante, cioè chi è obeso, chi ha un problema di peso da bambino, da preadolescente, dovrà lottare tutta la vita contro questo problema. Quindi questo è il motivo per cui si cerca di far capire l'importanza della prevenzione di questo problema in età infantile. E poi è anche un fattore di rischio per i disturbi alimentari, perché tenete conto che nella storia di tutte le ragazze e ragazzi in particolare che hanno avuto anoressia, bulimia e altri disturbi, c'è una storia di sovrappeso e obesità. Quindi si è sempre iniziato con una dieta fai da te, che poi è diventata una, si è perso il controllo di questa dieta e si è entrati in un altro filone, ovviamente insieme ad altri fattori di fragilità e di trauma, no? Rispetto ad altri fattori, però sicuramente l'obesità infantile è un fattore di rischio anche perché, e questo nel libro ne parliamo molto, l'obesità è oggetto anche in quella fascia di età di stigma, di emarginazione e determina un grande problema che è il bullismo, cioè il bullismo sul corpo è un elemento fortissimo nei bambini con obesità, negli adolescenti. Vengono letteralmente massacrati a scuola, dai coetanei, dal gruppo dei pari, spesso anche dagli adulti che li penalizzano, che li rimproverano come se questo problema fosse colpa loro. E questo è lo stigma. Ci sono vari studi su questo, cioè che anche i professionisti purtroppo sono convinti spesso che l'obesità infantile, adolescenziale e adulta sia in qualche modo colpa di chi ce l'ha. Quindi l'atteggiamento non è quello di dire
cioè l'obesità è un problema medico, cioè è una patologia, è un problema multifattoriale, complesso, che va affrontato, che il bambino, l'adolescente, ma neanche l'adulto potranno mai risolvere da soli. Quindi l'atteggiamento spesso dei professionisti è questo, che cosa, questo è lo stigma cosiddetto, no? Che determina poi che la persona si sente in colpa e non riesce a fare nulla. Ecco, questo è quello che va evitato nell'atteggiamento in tutte le fasce di età che hanno questo problema. Nel libro io parlo di un approccio etico all'obesità. L'approccio etico vuol dire che io non penso che, ma neanche tutto il mio gruppo di lavoro pensa, che il problema dell'obesità sia un problema di peso, cioè di perdere peso, perché non è questo. Cioè l'approccio è un approccio alla biografia di quella persona, il percorso terapeutico deve essere un percorso personalizzato per quel bambino, per quell'adolescente e anche per quell'adulto, ma parliamo di questa fascia di età e soprattutto di questa fascia di età, dove tante emozioni entrano nel cibo, dove tante questioni appunto di automedicazione, no? Si mangia per noia, per tristezza, perché si è soli, perché non si sa cosa fare. Cioè, quindi nell'ambito di quella fascia d'età il cibo acquista tantissimi significati emotivi. Allora, lavorare solo sul peso significa che se anche io riesco a farti perdere un po' di peso, ma non lavoro sul nucleo che muove questo tipo di modalità e non modifico anche l'assetto familiare, l'assetto globale della tua vita, il problema si ripropone, evidente, no? Perché è un problema, tra l'altro, che non ha. Questo è un punto importante, cioè è una patologia, tra virgolette, che tende alla cronicità, perché non c'è un momento, come dire, si accende il semaforo rosso ed è cominciata l'obesità. È un processo sempre lento, cioè un processo in cui mano a mano, agli stili di vita, all'uso del cibo nel senso che vi ho detto, progressivamente determinano il problema. Ma è sempre un processo abbastanza lento, quindi se noi riuscissimo ad intercettarlo precocemente. E qui l'importanza dei pediatri è grandissima, l'importanza degli educatori in generale, di coloro che fanno sport, degli insegnanti, cioè tutte le figure che entrano dentro questo tipo, che entrano in contatto con quel bambino e con quell'adolescente. Allora l'approccio etico vuol dire questo, che si lavora non su quel numero, cioè che tu devi perdere 10 kg. Ma sul fatto che tu devi cambiare il tuo modo di affrontare la vita proprio in generale, emotiva, il tuo modo di abitare il mondo con quel corpo, con quello spazio, con il tuo corpo, che devi ritrovare ovviamente nel tuo benessere. Però sicuramente c'è un aspetto più globale che è molto importante. La cura è un po' questo, no? La cura di questi disturbi è una cura integrata. Perché ovviamente ci sono tanti problemi clinici, il libro è scritto insieme a un endocrinologo, perché tenete conto che l'obesità infantile e adolescenziale in Italia adesso sta dando dei problemi che sono gli stessi che hanno avuto gli Stati Uniti 10 anni fa, no? Quindi bambini che sviluppano un diabete di tipo 2, non uno che è quello dei bambini genetico, quello di tipo 2 che è quello legato allo stile di vita. Steatosi epatica, quindi disturbi che noi non conoscevamo in quella fascia di età e che invece sono comparsi. Quindi può dare grosse conseguenze sul piano clinico, ma soprattutto grandi, grosse conseguenze sul piano psicologico, perché durante l'estate noi facciamo dei campus estivi per i ragazzi in età scolare, adesso ovviamente sono tutti in DAD, però fino all'anno scorso noi facevamo, e anche quest'anno lo faremo, giugno, luglio, agosto, chiudiamo agli adulti e accogliamo solo ragazzi. E questi ragazzi vi posso garantire che sono veramente massacrati, veramente hanno bisogno di essere supportati, aiutati, rassicurati, di non essere brutti, non amabili, perché hanno subito un trattamento che è un trattamento di questo genere. Questo credetemi spesso anche dai genitori. Cioè l'aspetto giudicante di dire ma basta, dai, smetti di mangiare, vedi come sei ridotta, come sei ridotto, cioè queste frasi tremende sono delle frasi che rimangono scolpite come nella pietra. Tutti gli ragazzi mi dicono, io mi ricordo quando mia mamma o mio papà o mia nonna mi hanno detto questa cosa. Allora, questo è, come dire, l'imprinting che poi determina la sensazione di non poterne uscire, no? Quindi questo è molto importante.
La famiglia è parte determinante del trattamento, cioè nel momento, ma questo in generale per tutti i disturbi alimentari. Oggi nessuno immaginerebbe una terapia di un adolescente o di un bambino che ha un problema alimentare, sia dei disturbi alimentari sia obesità, senza includere la famiglia, perché in realtà anche la famiglia ha bisogno di essere aiutata. Quindi in ogni caso, a prescindere dal fatto del fatto che sono bambini piccoli o adolescenti, però in ogni caso è necessario un cambiamento. E questo è una parte non troppo semplice, perché poi la famiglia ha difficoltà a mettersi in discussione, a mettersi in gioco, ad accettare di avere un problema, no? Generalmente il bambino viene portato e, come a dire, ci si aspetta che io glielo restituisco nuovo, no? Cioè, come se fosse un bambino che ha un difetto, che ha troppi chili, e allora l'idea è: io te lo do e tu me lo restituisci cambiato con 20 kg meno, no? Come se la famiglia non c'entrasse nulla. Ho detto prima la famiglia, ma mi correggo, le famiglie, perché oggi non abbiamo più una tipologia di famiglia, no? Questo è un altro grande punto. Cioè, abbiamo tantissimi tipi di famiglie. Io incontro ogni anno centinaia di pazienti e centinaia di famiglie. Sono famiglie nucleari, famiglie patriarcali, famiglie ricombinate, ricomposte, arcobaleno. Ecco, però c'è un punto importante, che la famiglia comunque rimane la matrice principale dell'individuo in questa fascia d'età. Quindi, nonostante, diciamo, le problematiche che indubbiamente le famiglie vivono in questo momento, cioè le problematiche enormi, no? Per cui di tipo appunto emotivo, sociale, relazionale, il sistema valoriale, però nonostante tutto la famiglia rimane il cardine. Perché se la famiglia si allea con noi e io riesco ad avere un supporto, allora il bambino, l'adolescente, riesce a uscire da questo problema. Viceversa, se la famiglia, non per cattiva volontà, ma perché non riesce a entrare dentro un cambiamento, è come se lo ostacolasse, ma ostacolasse anche quello del bambino, dell'adolescente. Una distinzione voglio farla tra obesità e binge eating, perché molto spesso queste due cose vengono confuse. Allora, l'obesità è una patologia multifattoriale, sistemica, infiammatoria, collegata a più fattori, dove le persone, per uno stile di vita alterato, quindi vita sedentaria, alimentazione eccessiva, introito calorico eccessivo, diciamo fattori esterni, il bambino, l'adolescente, aumenta di peso. Il binge eating invece, o disturbo d'alimentazione incontrollata, binge in inglese vuol dire la pinta di birra bevuta in un secondo, e allude a questa ingestione di tante calorie in pochissimo tempo. Ecco, il binge eating è caratterizzato da queste grandi abbuffate che avvengono in solitaria, perché mai la buffata avviene in pubblico. Questa è una prima grande differenza. Il bambino obeso o l'adolescente obeso mangia tanto insieme agli amici, non riesce a fermarsi, però è sempre un aspetto conviviale. Mentre il binge eating è una specie di cosa nascosta, per cui la buffata avviene, un grande introito calorico avviene di nascosto, nel caso dei bambini nella propria cameretta, negli adolescenti fuori di nascosto, ed è accompagnata da un grande senso di vergogna e di colpa. Viene negata, un po' come l'alcolista che dice: no, non è vero, non ho bevuto io, oppure quella torta che era nel frigo, no, non l'ho mangiata io, no? Quindi c'è la negazione, poi magari la mamma e il papà trovano i resti di 20 merendine sotto il letto, no? Quindi c'è un uso che appunto in questo caso è veramente di automedicazione, un tentativo di automedicazione, perché teniamo conto che il binge eating, che in questa fascia d'età è molto diffuso e tra l'altro non riguarda solo le femmine come gli altri disturbi, o perlomeno prevalentemente le femmine, ma riguarda anche i maschi in un rapporto di 3-4, cioè ci sono tanti bambini maschi che hanno questo problema. Questo problema è un disturbo psichiatrico, è il terzo disturbo, no? Perché abbiamo l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, che è
diciamo, una modalità per cui ci si abbuffa ma si compensa, quindi non si aumenta di peso. E poi il disturbo d'alimentazione incontrollata. Qual è la caratteristica? È una grave, un fondo depressivo molto importante. Cioè il disturbo d'alimentazione incontrollata, il binge eating, ha una base depressiva anche nel bambino e nell'adolescente e anche traumatica. Introduco il tema che volevo introdurre anche rispetto a quello che è accaduto nell'ultimo anno con il lockdown. Ecco, il lockdown è stato un trauma, perché il lockdown ha riguardato paradossalmente le due fasce di età più estreme che ne hanno risentito di più, bambini, adolescenti e persone anziane, perché poi la fascia di mezzo, gli adulti, chi ha potuto e chi ha potuto conservare il lavoro, aveva una dimensione sociale almeno. Mentre invece i bambini e gli anziani no. I bambini hanno sofferto moltissimo, i preadolescenti, perché ovviamente sono stati privati del loro spazio di vita naturale, che era la scuola, che erano gli amici, che era lo stare insieme agli altri, gli abbracci, le zuffe e tutto quello che fa la vita di un bambino, di un preadolescente. Ecco, questo ha determinato un trauma e le origini post-traumatiche di tutti i disturbi dell'alimentazione, compreso il disturbo d'alimentazione incontrollata, sono ampiamente dimostrate, tant'è che i disturbi alimentari e l'obesità infantile sono aumentati del 30% durante il lockdown, cioè proprio di numeri secchi, 30% nella seconda fascia del 2020, nel secondo semestre del 2020 rispetto al secondo semestre del 2019. Quindi c'è stato un effetto, diciamo, drammatico, perché chiaramente quello che dicevamo all'inizio, l'alimentazione è diventato un po' la cornice all'interno della quale tutti ci siamo mossi, ma che per alcune persone ha invece, diciamo, acquisito un significato particolare. Quindi questo aspetto è molto importante, perché, ripeto, la distinzione, che ancora non è così chiara, per esempio tra i medici e tra i pediatri, è molto importante farla, perché mentre nel caso di un'obesità non complicata io posso modificare lo stile di vita, l'alimentazione insieme alla famiglia, nel caso del binge eating io devo comunque lavorare in un modo diverso, che comprende, cioè, un grande lavoro di tipo psicologico, perché il lavoro psicologico significa ricostruire una autostima che non c'è, perché poi questo purtroppo si perde anche nei bambini affetti da obesità, cioè sviluppano quasi la sensazione di non essere abbastanza per il mondo. Quindi per questo è come se fossero dei corpi ingombranti, ma dopo un po' diventano invisibili, perché nessuno li considera, nessuno li vede, no? Nessuno li vede con l'unico vero sguardo che sia importante, che è lo sguardo d'amore, no? Che possono avere i tuoi genitori, i tuoi amici, la tua ragazza. Quindi è quello sguardo lì che ci fonda. Quindi se nessuno ti guarda in quel modo, è chiaro che tu ti senti il più l'anatroccolo nero, il più abbandonato della terra. Quindi il vissuto di chi ha un problema come questo è un problema, è un tema molto forte, molto depressivo, quindi su questo bisogna lavorarci molto. Come ci si accorge che c'è un problema? Beh, ci si accorge perché, allora, il binge eating, il disturbo d'alimentazione incontrollata, vi ho detto, si distingue perché i genitori si possono accorgersi intanto di un vistoso cambio di carattere, cioè c'è qualcosa che nel bambino, nell'adolescente non va. Il bambino diventa più triste, diventa più ritirato, diventa più nervoso, più irritabile, no? E comincia a usare il cibo, quindi di nascosto, però, ecco, questo è importante, no? Generalmente, appunto, avviene nella cameretta, il bambino dice no, non l'ho mangiata io, non l'ho preso io, cioè c'è una specie di uso un po' nascosto, no? di questo cibo, e questo ci deve far sospettare che c'è qualcosa che non va se questo comportamento si ripete. Quindi sicuramente è necessario rivolgersi poi a un centro specializzato. Ecco, su questo dicevo che purtroppo ancora
la cultura dei pediatri non è così diffusa, no? Perché magari il fatto che il bambino sia appunto un po' cicciottello, no? Non è visto immediatamente dal pediatra come un pericolo lì per lì, no? Mentre invece la prevenzione, ripeto, che la curva dei percentili vada in una progressione, diciamo, tranquilla, senza un aumento di peso squilibrato, è molto importante che avvenga prima dei 10 anni. Quindi è chiaro che l'atteggiamento deve essere un atteggiamento di monitorare il cibo, il peso e l'attività fisica soprattutto. E ho detto qualcosa sulla tipologia di cibo perché negli ultimi anni è molto cambiato il marketing infantile del cibo, cioè quello che mangiano i bambini è completamente diverso da quello che mangiavano 20 anni fa i bambini. Prima di tutto perché 20 anni fa i bambini mangiavano quello che mangiavano gli adulti più o meno, a parte la fase dello svezzamento, no? Adesso invece ci sono proprio diciamo, c'è un marketing, come se ci fosse un pubblico di bambini 7, 8, 9, 10 anni che ha una sua alimentazione, che riceve un suo marketing, che spesso è composto da cibi assolutamente artificiali, carichi di sale, zucchero, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente c'è un elemento di forte marketing. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tentato di bloccare questo tipo, perlomeno di vigilare su questo tipo di marketing. Nel 2017 ha fatto una sorta di linea guida su questo, no? Però è molto difficile perché in realtà ogni paese poi manda una valanga. Se voi guardate appunto la televisione, adesso la rete, no? Che è l'altro grande diffusore di modelli alimentari, cioè quello che non viene diffuso anche in merito all'alimentazione del bambino diciamo, sono tutte cose di cui dovremmo filtrare la veridicità, perché molte sono fake news, molte sono appunto, diciamo, propagazioni di stili alimentari che sono obesogeni direttamente, perché poi il cibo processato è un cibo che decisamente determina e favorisce un metabolismo alterato e quindi un aumento dell'obesità, questo nell'adulto e nel bambino in particolare. Dunque, questi aspetti dobbiamo tenerne tutti conto perché sono, come dire, un processo all'interno della crescita del bambino e dicevo che i pediatri forse ancora vanno allertati un po' di più perché non c'è un allarme, diciamo, no, se il bambino ha un po' di chili in più, però quello che dovrebbe allarmare non è tanto l'aumento di peso di per sé, perché poi ci sono mille fattori che lo determinano, ma lo stile di vita e lo stile alimentare. Quindi il pediatra dovrebbe sicuramente insieme ai genitori capire come organizzare un'alimentazione e che dovrebbe ovviamente riguardare anche gli adulti e quindi questo è già un pochino più complicato. Però sicuramente diciamo, gli aspetti che convergono sul tema dell'obesità infantile, questo riguarda soprattutto il trattamento. Sono aspetti che riguardano la parte nutrizionale sicuramente, la parte psicologica sicuramente e la parte familiare sicuramente. Cioè un approccio a questo tipo di problema che non tenga conto di questi tre aspetti, questo vale anche per i disturbi alimentari, non ha, diciamo, possibilità di avere successo terapeutico. Perché se io taglio fuori la parte psicologica, taglio fuori tutte le ragioni sottostanti, no? All'aumento, all'uso del cibo in quel senso. Se io taglio fuori la parte nutrizionale, taglio fuori tutti i danni biologici che devo invece monitorare e aggiustare e, diciamo, e far evolvere. Se lascio fuori la famiglia, lascio fuori la cornice, perché il bambino vive all'interno della famiglia, quindi pensa quello che pensa la famiglia, almeno fino a una certa fase, no? Poi dopo pensa quello che pensa il gruppo dei pari, però nella fascia proprio infantile la famiglia è molto importante. Quindi tutto il lavoro terapeutico, noi facciamo gruppi con le famiglie, facciamo incontri individuali con le famiglie, però ecco, questo è un aspetto molto importante. Quindi direi che disturbi alimentari hanno un'evoluzione, hanno avuto una grossa evoluzione nella fase del lockdown
Ora speriamo che ci sia un assestamento, anche se noi ancora abbiamo le conseguenze, abbiamo tantissime chiamate, c'è un numero verde nazionale della Presidenza del Consiglio che noi gestiamo e abbiamo avuto tantissime chiamate in più perché tantissime persone si sono allarmate in casa, no? Chiusi in casa, e poi anche dopo la fine delle misure, quindi da settembre in avanti noi abbiamo avuto le conseguenze. Ecco, diciamo che se c'è qualcosa che si nota nell'atteggiamento verso il cibo, nel cambiamento di carattere, nell'aumento di peso o nella diminuzione di peso nel caso di anoressia, però ecco, non sottovalutarlo mai, perché in realtà la diagnosi precoce poi è quella decisiva, cioè se noi interveniamo precocemente in questo problema abbiamo grandi probabilità di successo anche di cambiare il destino, no? Di quel bambino e di quell'adolescente. Se aspettiamo, come spesso accade, perché a me arrivano spesso persone che hanno questo problema da 4-5 anni, perché magari qualcuno ha detto, beh, vabbè, ma passerà da solo, si aggiusterà, si normalizzerà. Non è così, perché i problemi collegati all'alimentazione sono quasi sempre dei problemi che hanno delle radici profonde, non sono disturbi dell'alimentazione, sono disturbi dell'anima, sempre. Quindi il cibo è, come dire, un vettore emotivo importantissimo. Allora è sempre in questo momento qualcosa su cui noi dobbiamo porgere la nostra attenzione. Quindi per adesso io finisco qua la mia presentazione e poi sarei felice di rispondere alle domande, mi farebbe molto piacere. Grazie. Ringraziamo la professoressa Dalla Ragione per questo interessantissimo intervento. Devo dire, io avevo letto il libro e però ho preso lo stesso pagine e pagine di appunti e mi scuso col pubblico, alcuni mi hanno sgridato dicendo è sempre a testa bassa, ma ero a testa bassa perché prendevo appunti. E quindi Laura, non ti offendere, ma ero molto 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 attenta. Allora, noi abbiamo già ricevuto alcune domande, ad alcune hai già risposto nel corso della tua chiacchierata, ma insomma, ne abbiamo molte. Allora, parto diciamo dai temi culturali. Abbiamo una domanda dall'Inghilterra. Sì, questa sera abbiamo un pubblico internazionale di cui siamo molto felici, ovviamente. Allora, quali aspetti culturali rendono l'Italia un paese in cui le persone con disturbi alimentari sono così numerose? E poi ha inserito questa persona fra parentesi: in Italia, secondo me, c'è un'ossessione per il corpo, soprattutto femminile, che in altri paesi non ho visto. Laura, tu preferisci che ti faccia alcune domande? Bene, farne due o tre, va bene. Altra culturale. Quanto influisce sulle abitudini alimentari dei bambini la cultura italiana del nonno che vizia il nipote, anche con cibi spazzatura o altamente calorici? E poi abbiamo anche una domanda sulle mamme italiane che tendono a dire mangia che devi crescere, mangia che sei pallido, mangia che... Quindi direi intanto queste qui. Sì, beh, insomma, diciamo che l'Italia in questo momento ha un grande numero di bambini e preadolescenti che hanno diciamo, obesità e bingiti e anche disturbi alimentari. Il tasso di disturbi alimentari però è abbastanza omogeneo con il resto d'Europa, i disturbi alimentari. L'obesità no, l'obesità è invece un indicatore nuovo per l'Italia perché non avevamo questo primato. La domanda del perché è perché effettivamente l'Italia ha cambiato, ha mutato le sue abitudini culturali negli ultimi 20 anni. Tenete conto che l'epidemia di disturbi alimentari in Italia è scoppiata alla fine degli anni 90. Negli altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti, il mondo anglosassone, eccetera, molto prima. Molto prima, quindi noi abbiamo avuto un'epidemia, quindi una diffusione di disturbi più tardiva, ma è davvero importante. Quindi i disturbi alimentari sono nella norma di tutti gli altri paesi europei e l'obesità invece è diventata un problema emergente. Quindi ci dovremmo interrogare sul fatto che le abitudini alimentari sono cambiate probabilmente troppo rapidamente. E non c'è stato forse il tempo, ma adesso forse ci deve essere,
di modificarle nel senso di riuscire a costruire delle cornici di stili di vita per i bambini che siano appunto più, diciamo, più sani. C'è da dire anche questo, che l'obesità infantile, diciamo, è molto collegata anche alla vita sociale, cioè alla vita culturale. Cioè la famiglia che può permettersi lo sport, può permettersi certi stili di vita e può magari evitare un certo tipo di problema. Quindi è anche questa differenza, diciamo, sociale che rende e aumenta il disturbo. Mentre nei disturbi alimentari, l'anoressia e la bulimia, questo problema non esiste. L'anoressia e la bulimia sono diffusi diciamo, completamente in modo omogeneo. E quindi sicuramente questo c'è. L'ossessione del corpo è un altro grandissimo problema. È vero, c'è un'ossessione del corpo che credo non riguardi solo l'Italia, ma riguarda un po' tutto il mondo occidentale. Ed è un tema sicuramente collegato al nostro tempo, cioè noi viviamo la nostra identità è agganciata sicuramente all'immagine corporea. Per gli adolescenti lo è sempre un po' stata, ma oggi non è paragonabile, cioè a quello che vediamo in rete, Instagram, TikTok, quello che vediamo nei grandi motori, diciamo, della rete, e ci fa capire che il mondo che i bambini e i preadolescenti stanno visualizzando è un mondo dove c'è questa ossessione della perfezione, e questo è un grandissimo problema. Perché il tema dell'accettazione del corpo e del proprio corpo è un tema importante. C'è una sofferenza diffusa, grandissima, da parte dei ragazzi e delle ragazze, perché il corpo non è mai all'altezza di quello che loro vorrebbero. Quindi su questo c'è molto da lavorare. In Italia i nonni hanno avuto una grande riscossa, perché sicuramente. Ad esempio, il pranzo, molti bambini lo fanno dai nonni perché i genitori lavorano e quindi i nonni portano la loro cultura, la loro idea del mondo alimentare. A volte è un'idea più sana, ma a volte anche no. Ma in ogni caso, sicuramente noi, per esempio, quando facciamo gli incontri con i familiari, se ci viene detto che i bambini mangiano anche con i nonni, facciamo venire anche i nonni, perché i nonni oggi hanno preso una. Anche perché sono nonni che vanno in internet, sono nonni che sanno tutto, cioè, quindi sicuramente sono figure importanti, quindi vanno coinvolte anche loro nel cambiamento, no? Perché sicuramente sono delle figure importanti, quindi senz'altro sì, ecco. Ok, adesso un paio sul binge eating. Allora, l'origine di un binge eating in un bambino, a che età si può sviluppare? E la causa scatenante può essere anche il rapporto con le figure genitoriali, modelli educativo-emotivi? Quale errore da parte di un genitore può innescare tale problematica? Poi ho una domanda molto concreta: come trovare un centro specializzato sul binge eating per mio figlio che ha 17 anni e sta nella zona di Reggio Emilia, e anche qui, tra parentesi, e anche per me. E poi, già che ci siamo su queste cose, tu prima hai citato il numero verde nazionale della Sì, Presidenza del lo Consiglio, dico questo. forse Sì, sarebbe sì, sì. utile dirlo Sì. perché. Il numero è 800 180 969. Se lo vuoi Grazie. mandare magari 800 180 969. Questo risponde dal lunedì al venerdì e dà le informazioni sui centri più vicini a casa. Quindi Benissimo. chiamano persone da tutta Italia e danno il centro specializzato più vicino. Purtroppo la situazione in Italia non è rosea, perché ci sono, diciamo, un po', come diciamo noi, a macchia di leopardo, perché soprattutto per l'obesità e per il binge eating, perché dal punto di vista epidemiologico questa patologia, obesità e binge eating, hanno dei numeri molto più elevati dell'anoressia e della bulimia, quindi sono un fenomeno di grandi numeri. Stiamo parlando di milioni di bambini. Quindi è chiaro che le strutture non sono sicuramente ancora sufficienti, e soprattutto però in Emilia-Romagna ci sono. Quindi diciamo che ci sono, sono sparse in modo non omogeneo, però sicuramente è importante
rivolgersi a un centro specializzato. Come ci si accorge dunque? Nella fascia dei bambini ci si accorge, allora, diciamo che i disturbi alimentari, in particolare il bingiti, sono patologie che hanno preso il posto di altre patologie, cioè sono delle nuove forme di depressione, quindi alla fine è una depressione del bambino. Il bambino che di 8 anni, che ha un problema in famiglia, ma che può essere anche un problema, ad esempio, la nascita del fratellino, una situazione che modifica l'assetto, invece di sviluppare un sintomo che avrebbe sviluppato, ad esempio, l'enuresi notturna, che vorrebbe dire che il bambino a 8 anni ricomincia a fare la pipì a letto, anche se saltuariamente, no? Che segnala che c'è qualcosa che mette in tensione questo bambino. Ecco, oggi quel bambino o bambina più facilmente può sviluppare un disturbo alimentare, particolarmente un disturbo alimentare incontrollata, quindi un disturbo di alimentazione incontrollata. Quindi si può, di solito insorge tra i 6 e i 7 anni, noi vediamo già bambini che cominciano a utilizzare il cibo in questo modo, cioè in modo automedicativo, consolatorio, dove i bambini non mangiano perché hanno fame, ma perché c'è proprio questa compulsione, no? E poi generalmente la fascia più colpita però è tra gli 8, i 12, i 13 anni, quella è quella dove arriva di più alla nostra osservazione, perché a quel punto magari il peso comincia a diventare importante, i genitori si preoccupano, il pediatra comincia ad allarmarsi, allora arrivano alla nostra osservazione. Però diciamo che generalmente la fascia più colpita è tra 8, 12, 13. Abbiamo visto anche bambini anche un po' prima, però perché si strutturi proprio nel modo in cui io ho descritto, devono essere intorno agli 8, 10 anni. Grazie. Adesso alcune domande che arrivano su Facebook, dove arrivano peraltro tantissimi complimenti che trasferisco. Grazie. Volevo chiedere alla professoressa se esistono degli strumenti di screening, ad esempio delle scale, che possono essere messi a disposizione dei pediatri per dare un punteggio almeno del rischio che i bambini possono avere dei problemi futuri. Vai. Sì, esistono delle scale, però diciamo che sono delle scale che vengono somministrate generalmente ai genitori. Quindi vengono somministrate ai genitori e con quelle noi valutiamo qual è la modalità educativa e di condivisa dell'alimentazione, perché è difficile, diciamo, intervistare un bambino di 7-8 anni senza avere le informazioni della sua famiglia. Quindi solitamente la somministrazione di queste valutazioni noi la facciamo con la famiglia, poi col bambino facciamo altre valutazioni che sono appunto quella di valutare l'introito, di quello di valutare quanto tempo sta al computer e quanto invece può giocare, e quindi cerchiamo di capire come è organizzata la sua vita. Ma lavoriamo moltissimo sullo stile familiare, perché quello influenza moltissimo il bambino. E sono arrivate anche diverse domande invece sul ruolo della scuola. Sì, la scuola è secondo me un altro punto che potrebbe avere un ruolo importante, no? Perché poi molti bambini mangiano anche a scuola, quindi c'è anche lì una, e fanno una, adesso no, ma insomma speriamo che si possa ritornare a una vita sociale, scolastica. No, la scuola potrebbe avere una fortissima, potrebbe essere molto, molto di aiuto alla famiglia da questo punto di vista. Quindi anche con gli insegnanti, diciamo, è molto importante fare un lavoro di formazione. No, io ne ho fatte molti con gli insegnanti, perché anche gli insegnanti possono cogliere dei segnali di disagio, possono intercettarli, possono aiutare la famiglia a mettersi, insomma, a chiedere aiuto, e possono aiutare anche il bambino, perché magari il bambino, l'adolescente, ha un rapporto privilegiato col professore, la professoressa, quella professoressa, quel professore, e può confidarsi. Quindi no, la scuola può avere un grande ruolo da questo punto di vista. Poi soprattutto su tutto quello che ha a che fare con il bullismo, con l'autostima, con tutte le tematiche collegate, perché tutte queste cose qua avvengono prevalentemente a scuola. E purtroppo vengono ancora abbastanza sottovalutate dagli insegnanti. Vengono sottovalutate. Io ho avuto una paziente, una piccola paziente di 9 anni, obesa, e la sua compagna di banco dietro è riuscita a procurarsi un accendino e gli ha bruciato un po' i capelli. Quindi ha fatto un gesto di grossa aggressività.
E la bambina ha urlato, si è spaventata, ha chiamato la maestra e la maestra ha detto: vabbè, dai, non ti ha fatto niente, non è successo niente. Cioè, un fatto che io poi dopo ne ho discusso con i genitori, con la maestra, con tutti, cioè mi sembrava un fatto di una gravità importante, no? Cioè era un gesto molto lesivo, però e questo era legato al fatto sei brutta, sei grassa, perché poi questa è l'aggressività e questo è lo stigma che purtroppo anche qui i bambini hanno imparato a casa, hanno imparato in televisione, hanno imparato nella rete, cioè questo tema è un tema culturale che faticheremo nei prossimi anni per contrastarlo, ecco, ma dobbiamo provarci. Ma e tu come te lo spieghi questa cosa? Ci sono, voglio dire, tante culture in cui invece il peso è simbolo di ricchezza. Nel passato, voglio dire, le donne erano sempre raffigurate in una maniera molto diversa da adesso. E com'è, che spiegazione ti dai per questa? Adesso però sono sempre meno, perché diciamo che anche nei paesi orientali, anche in Cina, per esempio, l'obesità che non era considerato un problema, ora è un problema e quindi loro hanno cominciato una campagna contro l'obesità, insomma, prima del Covid, naturalmente. Però diciamo che anche nei paesi dove l'obesità non era considerata esteticamente perlomeno un problema, ora lo è, perché poi comunque al di là dell'aspetto estetico l'obesità è un fattore di rischio per tutte le patologie cardiocircolatorie, oncologiche, quindi ci sono alcune culture che ancora l'accettano, ma sempre meno, perché ho visto anche dati dei paesi arabi che adesso stanno molto attenti al peso. Tutti i paesi che vi posso dire, dei paesi dell'est che prima non erano colpiti, ad esempio, dai disturbi alimentari, ora diciamo sono assolutamente omogenei all'Europa occidentale. Quindi rapidamente i modelli culturali si diffondono e coprono il modello culturale precedente, molto rapida. Poi oggi, ripeto, con il mondo globalizzato e con la rete è praticamente, diciamo, c'è una omologazione dei modelli molto forti. La magrezza oggi è un valore ovunque ed è un valore però, diciamo, che è diventata un po' una carneficina, nel senso che è diventata una specie di diktat che costringe moltissime persone a una sofferenza inaudita perché non riescono a rincorrere quei modelli lì. Certo, grazie. Allora, una domanda ulteriore. Sui social sono diffusi fenomeni come il mukbang, non so se l'ho pronunciato bene, YouTuber che consumano o simulano il consumo di significative quantità di cibo, spesso dolci. Quale può essere l'attrattiva in questo genere di contenuti che hanno un seguito importante? Beh, questa è una challenge, cioè una sfida che riguarda il cibo, l'alcol, cioè, diciamo che ci sono su YouTube delle performance che vengono fatte dove la persona che fa un abuso di qualcosa diventa un eroe. Quindi anche questa cosa del cibo, che ripeto, anche lì non si capisce se poi veramente viene ingerito, però viene mimato il fatto di ingerire quantitativi industriali di cibo. Torte, cose così, no? Ma la stessa cosa viene fatta, ripeto, con l'alcol, ad esempio, no? Quindi ingerire alcol, diciamo, in quantitativi industriali. Sono delle forme di sfida che purtroppo gli adolescenti hanno e che non sempre, con degli esiti spesso anche molto negativi e infausti. E anche lì, però, io credo che la rete, noi non possiamo tornare indietro, ecco, questo lo voglio dire. Cioè, io credo che la rete comunque rimane, noi stiamo adesso parlando in rete, cioè la rete fa parte del nostro mondo quotidiano, in particolare di quello dei ragazzi. Quindi noi non possiamo dire ai ragazzi: no, basta, non guardate più quello che c'è nella rete. Dobbiamo aiutarli a ragionare con la loro testa, questo sì. Quindi le famiglie, la scuola, su questo io credo che la scuola può fare moltissimo, no? Cioè, lavorare con loro su quello che loro a che cosa gli arriva dai social, no? Che cosa gli fa pensare l'uso di un certo social, di certe immagini, di certe immagini che tenete conto che
noi abbiamo bambini di 11 anni, tutte le bambine che vengono da noi affette da disturbo alimentare, 11-12 anni, hanno visitato questo tipo di immagini, di seguono delle persone, no? Seguono delle persone che fanno le cose più bislacche, tra cui quelle che lei descrive, piuttosto che tentativi di perdere peso i più maldestri possibili. Quindi questa cosa però, ripeto, noi non possiamo proibirla, ma possiamo però aiutare i ragazzi a difendersi da questo pericolo, perché effettivamente la rete può diventare molto pericolosa. Adesso ti passerei alcune domande su quando questi bambini crescono, diciamo. Guardiamo un po' avanti. Sì. Allora, parto con: che probabilità ci sono che un bambino obeso diventi un adulto magro? Ah, no, vabbè, ci sono. Allora, no, le probabilità sono alte, certo, per questo però bisogna intervenire presto. Cioè, intanto se si interviene nella fascia prima dei 10 anni è veramente piuttosto semplice, insomma, no? Non è semplice, no, ma insomma, diciamo, le probabilità di modificare una traiettoria sono altissime, ma anche nella prima adolescenza. Quindi dobbiamo, la cosa diciamo, lo stile di vita si può modificare, perché in quella fase di età, di vita, le persone hanno sono disponibili a cambiare, no? E quello che è più difficile da contrastare è, e che va, per questo va compreso subito, è che il bambino, il preadolescente o l'adolescente usi il cibo come anestetico, come curativo, come antistress. Allora, quello è l'elemento che va subito bloccato, capito, e lì bisogna lavorare con una psicoterapia, perché è quella la cosa che può produrre un effetto a lungo termine. Il discorso dell'aumento di peso è, diciamo, facilmente modificabile, tutto sommato. E poi allora, quali conseguenze a livello sociale, psicologico, di salute ci sono in età adulta per i bambini e adolescenti con problemi di peso nella loro fase evolutiva? Il problema viene trasmesso da questi adulti ai loro figli? E se sì, come? Ma ecco, questo è il discorso degli famosi influencer, dei famosi genitori. Ma sì, il rapporto con il cibo è un rapporto, dice un altro grande filosofo, il rapporto col cibo è uno dei rapporti più diretti con la propria natura, no? Cioè, effettivamente noi introduciamo attraverso il cibo pezzi di mondo dentro di noi, no? Quindi c'è proprio un rapporto diretto col mondo, introduciamo pezzi di mondo, dice questo filosofo. Allora è chiaro che diciamo questo aspetto di modelli culturali alimentari, di stili di vita alimentari ed emotivi passa, è questo che passa, no? Esiste anche un filone di vulnerabilità genetica, eccetera, ma soprattutto passa questa modalità. Però io credo che se una persona lo ha affrontato questo problema e ci ha riflettuto sopra, non lo ripete con i propri figli, anzi forse tenterà e farà di tutto e riuscirà a non ripetere gli errori che magari sono stati commessi con lui o con lei. Quindi non è un destino, ecco, l'uomo ha delle grandi capacità di cambiamento, io di questo sono convinta, l'uomo sopravvive a cambiamenti incredibili, quindi possiamo cambiare i nostri bambini, possiamo cambiare noi. E poi ricordiamoci una bella frase di Rilke che dice, Rilke è un grande filosofo e scrittore, che dice: la vita guarisce sempre la vita, ecco. Impariamo questo, no? Che la vita poi ci guarisce a tutti, ci insegna tante cose, no? Quello che è successo nell'ultimo anno è stata una tragedia per tutti, però speriamo che ci abbia insegnato qualcosa a noi, al nostro rapporto con i figli, al nostro rapporto con il partner. Cioè, secondo me, tante cose le abbiamo dovute cambiare, affrontare e cambiare. Quindi non c'è un destino, il destino lo facciamo noi, sempre. Legandomi a questa cosa di questa visione positiva che ci stai aiutando ad avere, i movimenti per la body positivity e la fat acceptance possono avere un ruolo positivo per i giovani che si trovano in una condizione di obesità, e come può intervenire un genitore?
Sì, perché diciamo che il fatto che ci possano essere delle persone che si mostrano, che anche questo in rete ci sono moltissime cose interessanti, cioè questo può essere un aspetto positivo che può dare l'idea ad un bambino, a un ragazzino, a un preadolescente che magari invece si nasconde perché pensa di essere grasso, orribile, di non avere il diritto di essere al mondo, no? E allora vedere che ci sono invece delle persone che lo fanno in modo così diretto, può essere molto utile, sì, assolutamente sì. Oltre alla prevenzione alimentare, pensa che una maggiore educazione emotiva possa aiutare? Lei pensa che su questo stiamo facendo abbastanza? No, non stiamo facendo abbastanza. Io penso che l'educazione emotiva sia l'aspetto fondamentale. Quello che io posso vedere in generale, credo che noi possiamo vedere, è che c'è una specie di analfabetismo emotivo, no? Soprattutto nei giovanissimi, che è legittimo, però in realtà questo analfabetismo emotivo spesso ce l'hanno anche gli adulti e quindi lì è un problema, no? Perché la crescita, la conoscenza di sé, delle proprie emozioni, è poi la base per poter costruire un adulto robusto, integro, diciamo, dal punto di vista dell'identità. Quindi no, penso che questa sia la chiave, quindi lei, la persona che ha detto questa cosa, ha colto il punto, no? Perché questo è il punto veramente protettivo. La prevenzione è questo. Se noi riusciamo a aiutare un ragazzino, una ragazzina ad accettarsi, ma soprattutto a riconoscere le proprie emozioni, belle e brutte, e ad accettarle come parte integrante della vita, beh, sarà un adolescente, un adulto più protetto da se stesso e dagli altri. Scusate il volume. Purtroppo siamo in chiusura. Penso che questa domanda però sia di molti. Appunto, sono arrivati tanti complimenti. Questa persona dice: le premesse e lo sviluppo delle argomentazioni sono stati chiari e illuminanti. Ho molte domande, vista la mia situazione particolare, e volevo sapere se è possibile contattare la professoressa Dalla Sì. Ragione per un colloquio o via mail. E Sì, credo che. intanto via mail tranquillamente, la mia mail è dalla ragione, tutto piccolo, tutto attaccato, @gmail.com. E questo è un periodo in cui si possono fare anche incontri online, quindi questo ci aiuta e ci facilita. No, senz'altro sì, chi vuole approfondire qualche argomento o fare un incontro può farlo, certo. Allora, dallaragione@gmail.com. .com, sì. Benissimo. Allora, purtroppo il tempo appunto si sta esaurendo. Ringraziamo veramente molto la professoressa Dalla Ragione che ha tracciato un quadro molto preciso su questo disturbo che abbiamo visto purtroppo essere sempre più diffuso e ci ha fatto capire anche l'urgenza di trovare risposte efficaci per questi ragazzi. Per cui davvero grazie per essere stata Grazie a con voi, noi grazie e a voi. speriamo magari di fare altre puntate. In Grazie. futuro. Grazie Grazie a ancora. voi. Noi per il pubblico invece ci vediamo tra 2 giovedì, 6 di maggio, alla solita ora, e questa volta parleremo ancora di alimentazione, ma da una prospettiva diversa. Avremo con noi Stefano Erzegovesi, psichiatra e nutrizionista, immagino che è primario del Centro di Disturbi Alimentari all'Ospedale San Raffaele di Milano, che ci spiegherà, che mangiare bene serve anche a combattere l'invecchiamento, lo stress e la malinconia. Tu ce l'hai già un po' accennato nei bambini, andiamo avanti a sviluppare questo argomento. E quindi ci vediamo il 6 di maggio. Ringrazio ancora Laura Dalla Ragione per essere stata con noi Grazie e buona serata a tutti. Grazie. a voi. Grazie a voi. Arrivederci.